Invito a parlare il senatore De Cristofaro. No, mi fa piacere, Presidente, che anche qualche collega della maggioranza, come Quagliariello, abbia riconosciuto che ci sono nella norma e nella disposizione che stiamo votando alcuni elementi quantomeno di preoccupazione. Noi abbiamo presentato l'emendamento che, per l'appunto, risolve il problema della maggioranza dei 3/5 dell'Assemblea e dei votanti, sopprimendo sostanzialmente l'ultimo capoverso, proprio perché pensiamo che queste preoccupazioni siano molto molto forti e che appunto dentro questa riforma costituzionale e anche dentro questo articolo ci sia questo elemento di grande difficoltà. Ora, naturalmente, colleghi, appunto io lo dico non solo a voi, perché immagino che almeno tra di noi queste cose siano ormai sufficientemente chiare per poter meritare anche pochi secondi e non analisi particolarmente approfondite. È del tutto evidente che questo articolo e questa modalità di elezione, con un altro sistema e dentro un altro sistema, ovviamente non si presterebbero a nessun tipo di rischio e a nessun tipo di perplessità di tenuta democratica. Il problema non è l'articolo 21, Presidente. Il problema è l'articolo 21 dentro a un contesto politico e di riforma istituzionale, così come si sta costruendo nel corso di queste settimane, naturalmente con il combinato disposto della legge elettorale che ben conosciamo. Allora, io lo dico in maniera un po' provocatoria, perché in tutti questi anni, negli anni passati, ho sempre fatto parte di tutti quei comitati che a vario titolo si sono opposti al presidenzialismo. Ogni volta che c'era il rischio, dal mio punto di vista, che si mettesse mano alla Costituzione italiana in senso presidenziale, è nato un comitato che ha detto questa cosa e io, da quando avevo i calzoni corti, ho sempre partecipato a questi comitati. Però devo dire, davvero a dispetto della storia mia, o anzi invece in continuità con la storia mia, che forse rispetto a questo meccanismo che noi stiamo utilizzando era meglio l'elezione diretta, cari colleghi, era meglio il presidenzialismo, perché almeno l'elezione diretta, che pure evidentemente rappresenta alcuni elementi di criticità e contiene alcuni elementi di criticità, almeno però mantiene quegli elementi di garanzia democratica, di contrappeso, che fanno sì che i paesi in cui c'è un meccanismo di democrazia diretta però sono estremamente consolidati dal punto di vista delle garanzie democratiche. E invece questa idea per cui appunto non c'è ovviamente l'elezione diretta, ma c'è un meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica nel contesto che stiamo ricordando, quindi con una forma di governo mutata senza scriverlo in Costituzione, ha ragione il collega Mineo su questo, con l'Italicum e con il premio di maggioranza molto molto significativo che l'Italicum prevede, evidentemente il combinato disposto di queste norme rischiano il cortocircuito e rischiano esattamente la concretizzazione delle difficoltà di cui stiamo parlando. Ecco, io penso che ci sarebbe stato bisogno, su un punto come questo, così delicato, appunto talmente delicato da meritare finanche l'attenzione e addirittura il dubbio da parte anche dei colleghi che voteranno a favore di questo articolo che noi invece, ovviamente, laddove dovesse essere respinto l'emendamento, ovviamente non voteremo, sta esattamente dentro questa vicenda. Noi non stiamo parlando di una elezione del Presidente della Repubblica dentro ad un sistema parlamentare e proporzionale come quello con il quale abbiamo a che fare oggi. Parliamo evidentemente di un altro meccanismo politico. I premi di maggioranza hanno alterato enormemente e altereranno enormemente i meccanismi ai quali noi siamo stati abituati. Pensi, Presidente,
quando i padri costituenti scrissero la Costituzione, appunto tanti anni fa, quando per esempio scrissero l'articolo 138, quello che stiamo seguendo noi per il processo di riforma costituzionale, scrissero giustamente, secondo me, che il referendum confermativo non ci sarebbe stato laddove fosse stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento. Però, Presidente, con la piccola differenza che all'epoca, quando fu scritta la Costituzione, i due terzi del Parlamento erano esattamente uguali ai due terzi dei voti del Paese. Cioè c'era una corrispondenza netta, inequivocabile, indiscutibile tra il voto popolare e i seggi espressi. Ecco, io penso che noi dovremmo molto riflettere molto seriamente su questo. Pensi, nonostante si parlasse per l'appunto di voti diretti, i padri costituenti furono così accorti da immaginare che su alcuni meccanismi, come quello della revisione costituzionale, e appunto lo stiamo vedendo oggi utilizzandolo, e infatti faremo il referendum proprio perché non ci sono i due terzi, c'è bisogno di maggioranze qualificate. C'era bisogno all'epoca, quando una testa valeva un voto, delle maggioranze qualificate. Figuriamoci quanto ci sarà bisogno domani delle maggioranze qualificate, cioè quando una testa non varrà più un voto, ma una testa varrà un voto e mezzo, due voti o addirittura tre voti. Se dovesse succedere, come naturalmente è possibile, come già accade in molte città italiane, quando si va al voto al ballottaggio, che il ballottaggio lo vince non quello che è arrivato primo, ma quello che è arrivato secondo. Io penso che questi sono temi molto molto seri, anche perché per l'appunto riguardano le garanzie costituzionali, avremmo forse dovuto affrontarli con le stesse cautele che ebbero i padri costituenti e con un po' meno di convinzioni che io temo nel corso degli anni che verranno rischieranno clamorosamente di sgretolarsi sotto gli occhi dell'opinione pubblica di questo Paese.